Ciao ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con il terzo episodio su 7 Days to Die. Come ben sentite dalla canzoncina ragazzi, è appena venuta, è appena sorta l'alba, quindi ragazzi siamo al sicuro. Questa volta non ci sarà Morx Gamer, solamente per qualche puntata appunto ragazzi sarò solo. E se vi ricordate, raga, nell'ultima puntata, alla fine io e Morx abbiamo fatto una pazzia, ovvero andare, perché, allora vi spiego, praticamente ragazzi avevamo visto un aereo buttare dei rifornimenti in città. Allora ci siamo detti, proviamo a fare la pazzia e andare a recuperarli. Ricordo che la città, cioè le città grandi, sono sempre popolate da molti zombie, da molti non morti. Quindi ragazzi, appunto è una cosa veramente molto abbiamo fatto una cosa molto rischiosa ragazzi, e purtroppo non ci siamo riusciti. Purtroppo hanno avuto la meglio di zombie ragazzi e abbiamo perso tutto. Tra l'altro io penso che quel simbolino che vedete sulla bussola azzurro, penso sia il mio vecchio zaino. Io vorrei andarlo a riprendere, sinceramente, ragazzi. Quindi ne approfitteremo in questo episodio per andare a riprendere lo zaino. E devo riparare anche la porta di casa del rifugio, raga, perché è messa male. Quindi usciamo. Io, tra l'altro, ragazzi, non sono messo molto bene di vita, di stamina. Ho 70, che non è moltissimo. Ho un uovo cotto e un bicchiere d'acqua. Quindi procederei subito, ragazzi, a prendere un po' di legna in modo tale appunto che possiamo farci. Perché non mi dà la legna, ragazzi? Strano. Beh, provo a magari spaccarlo. Esatto, ma me l'ha data. In città ci potremo trovare, come ben avete visto, Morx ha trovato il caschetto con la torcia. Quindi, ragazzi, trovano veramente cose interessanti. Potremmo trovare anche armi da fuoco, tipo pistole, fucili. Però, ragazzi, è veramente tosta andare appunto in città. Tra l'altro ragazzi, vorrei troppo cambiare bioma, perché in questo bioma fa un caldo bestiale e il personaggio giustamente soffre il caldo ragazzi. Quindi io prima o poi voglio subito andare via da questo bioma insomma. Allora ragazzi, io direi che qua ci possiamo fare un'ascia di pietra, che ora come ora non trovo. Aspettate, devo andare di qua forse. Esatto, eccola qui ragazzi. Non possiamo farla perché ci manca l'erba, giusto? È vero. Ecco qua. Però non so se c'è da livello 1. No, infatti, no, livello 11 ragazzi, ottimo. Ok, perché comunque ne ho già costruite molte molte in questo, in questa partita insomma. Ok, buttiamo giusto albero ragazzi, voglio uscire un bel po' di legna. Vai, cioppa, cioppa. Ok, siamo. Perfetto. Raga, abbiamo preso un bel po' di legna. Io butto giù anche questa, tanto per te, cioè per avere ancora di più. Vai così. Tanto adesso con livello 11, ragazzi, facciamo anche abbastanza velocemente. Ok, prendiamo questa e questa. Ok, ragazzi. Allora, ora ripariamo un attimo casa, perché c'è la porta messa male. E raga, c'è bisogno un attimo di riparare dei dannetti che ci sono qua. Perfetto. Olè, ecco fatto. Allora, entriamo, chiudiamo ovviamente. Qua è tutto a posto, sì, qua non c'è niente di rotto. Poi qua nemmeno, ragazzi, a posto. Allora, raga, io voglio andare in città, quindi questo episodio lo dedichiamo al rifacimento dell'equipaggiamento perso nello scorso episodio con quella pazzia che abbiamo fatto io e Morx, che tra l'altro, ragazzi, cioè, ci abbiamo voluto provare, però si è rivelata veramente una pazzia. Più che altro perché ci siamo accorti troppo tardi che in realtà si stava facendo notte. Quindi, vabbè. Tra l'altro, ragazzi, qua c'ho delle lampadine. Però non c'è un fusibile che io posso mettere. Cioè, capite? Tipo,
Qua c'è il danno, raga, attenzione. Ok. Non è che sono accorto. Niente, raga, andiamo. Io rischierò molto, ragazzi, ma sti cavoli, vorrei andare a recuperare l'equipaggiamento, quindi andiamo, raga, e ci dirigiamo verso la città. Raga, io vi chiedo di lasciare un bel like, di condividere questo video sui vostri social con i vostri amici, così ragazzi mi aiutate anche a far crescere il canale, ovviamente, lo dico sempre. E niente, ragazzi, spero che vi piaccia questa serie, perché a me sinceramente registrarla mi diverte molto e mi piace molto. Ok, niente. Sì, ragazzi, devo andare avanti. Sono ancora le 11 di mattina, quindi raga, abbiamo tutto il tempo del mondo. Oh, primi zombie, ragazzi. Vedete che man mano che ci avviciniamo alla città. Ecco, c'è un cane, maledizione. Ragazzi, l'ho ucciso, non ci posso. Raga, andiamo a recuperare velocemente lo zaino. Spero che non ci siano altri cani, sinceramente. Tra l'altro sono anche ferito, ragazzi. Porca miseria. Sono ferito e io non ho bende. Lo dico chiaramente, stiamo rischiando un casino. Abbiamo due di vita. Quindi, insomma, se troviamo un altro cane, ragazzi, siamo fregati. Ve lo dico. Lo dico proprio, ragazzi, tranquillamente. Provo a mangiare. Vedete se riesce a recuperare un po' di vita, ma non credo. La stamina sì, però anche la vita un po'. Ottimo. Bevo anche, raga. Ok. Ok, raga, dobbiamo essere vicini ormai, eh. Sono zombie ovunque, tanto per cambiare. Via via via, raga. Che tra l'altro spero siano, cioè, sia lo zaino, perché Morx mi ha detto che è lo zaino, però potrebbe. Ah, altri rifornimenti, ragazzi. Mannaggia, altri rifornimenti. Potremmo approfittarne tantissimo, raga. Ci potrebbero essere scorte mediche. Ok, siamo arrivati. Eccolo! Ragazzi, aveva ragione. Vabbè, ragazzi, prendiamo tutto qua. Oh, chi è? Bastardo, volevi fottermi, eh? Merda. Ragazzi, sono altre cose. No, un altro. Non ci posso credere, ragazzi. Io sti cani li odio, io non li sopporto più. Raga, veramente io non li sopporto più sti cani di merda. Cioè, mi ha ucciso ancora, raga. Mi ha ucciso ancora. Ok, ragazzi, mi sono rifornito. Adesso mi crafto ben 50 frecce. Ho un arco a livello 74, un'ascia di pietra a livello 15. Quindi, ragazzi, bene o male mi sono ripreso. L'unico problema adesso, come adesso, è l'acqua, perché vabbè, il cibo, raga, ho sinceramente le uova, quindi potrei cuocere quelle. Il problema è appunto l'acqua, quindi il bere. Quindi, ragazzi, è veramente un problema. Io quanto possibile proporrò a Morx di cambiare bioma, quindi trasferirci, perché davvero, raga, la vita su questo bioma è veramente impossibile. Io lo dico qua e vi assicuro che è la verità. Quindi, ragazzi, niente, adesso torno a casa e cerco un attimo, anzi, per la verità, vediamo se qua in giro c'è qualcosa di interessante. Qua non c'è niente. Qua c'è un nido, vediamo se l'ho già saccheggiato o no. No, sono 18 piume. Ok. Quante frecce abbiamo? 50, ragazzi. Mamma mia, tante tante. Ecco, vediamo un po' qua. C'è niente, perfetto. In questa catapecchia vediamo se c'è qualcosa. Ok. Gara, non andrò più in città da solo. Cioè, proprio
mai nella vita, perché raga è impossibile. E io aspetto di avere un fucilozzo a pompa quando devo andare appunto in città. Ah, fatemi un attimo cuocere delle uova proprio velocemente. Quindi aspettate, qua dovrei averne un'altra nella cassa, esatto, ce n'è tre. Ok, quindi accendiamo il fuoco e ci cuciniamo le uova. Eccole qua. Ah, non posso. È vero, serve l'acqua, ragazzi. Io l'acqua non ce l'ho. Vedete qual è il problema? È un grosso problema, raga, questo, eh. Veramente grosso. Quindi, raga, niente, spegniamo il fuoco, mettiamo a posto le uova, che tanto qua non possiamo fare niente per adesso. Allora, qua mettiamo questo, qua mettiamo anche i guanti. Perfetto. Raga, è veramente un problema. Questa chiave inglese me la tengo, sinceramente, me la tengo nell'inventario. Ecco, è arrivata la notte, ragazzi, quindi facciamo silenzio. Dove adesso ho chiuso la porta giù, perché infatti l'ho lasciata aperta come un deficiente. Ok. Ok, raga, non siamo messi male, ripeto, l'unica cosa che ci manca è l'acqua. Per il resto siamo messi abbastanza bene. Tra l'altro, ragazzi, io vorrei anche ideare qualche trappola per la casa, perché sinceramente lasciarla così mi sembra un po' un azzardo, perché se ci entrano i zombie in casa siamo veramente fottuti. Lo dico chiaramente. Ragazzi, siamo craftati gli spuntoni. Sono praticamente, minchia, tra 2 minuti ce la fa. Sono praticamente delle barricate a punta, che se gli zombie vanno lì, ciaone, cioè si infilzano e fanno una brutta fine. Il che vorrei fargli fare una brutta fine del genere. E niente. Tra l'altro, le skill stanno aumentando di livello. Quindi io, sinceramente, esatto, sono pure aumentato di livello. Sono di livello 6. E vediamo le skills che possiamo, eccoci qua, che possiamo potenziare. Allora, questa un punto che tra l'altro possiamo potenziarlo, ok. Anche questa. Ragazzi, siamo un po' potenziato il personaggio. Queste qua sono le skills, ovviamente. Qua, ragazzi, sono una marea. C'è veramente una marea. Pistole, però io ancora non ne ho viste le pistole, quindi è inutile potenziarle. Stiamo salendo, raga, veramente molto di livello. Ragazzi, siamo al giorno 5. Siamo al quinto giorno di sopravvivenza e ragazzi è un casino, perché al settimo giorno ho letto su internet che succederà un putiferio, cioè ci sarà un'orda di zombie incredibile che ci verrà in casa cercando di ucciderci, raga. Non so se sta cosa è vera, ma per quello si chiamerebbe Seven Days to Die. E abbiamo caldo ancora, ragazzi, abbiamo caldo. Vedete sto bioma che è allucinante, ragazzi, non si può stare. A sto punto mi tolgo il cappuccio. Però il cappuccio lo tengo nell'inventario perché potrebbe sempre servire. E niente ragazzi, questo era l'episodio in solitaria. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io in questo episodio, ragazzi, mi sono rifatto un inventario da rispetto, nel senso che comunque gli oggetti ce li abbiamo e come. Adesso sto così, perfetto. Gli oggetti ce li abbiamo e come, ragazzi, abbiamo tutte queste cose. Tra l'altro, l'ultima cosa che voglio fare in questo episodio è appunto mettere questi spuntoni fuori casa, in tal modo da proteggere un po' l'ambiente, comunque il rifugio. Quindi ragazzi, io forse adesso, guardate cosa faccio, li metto nell'inventario principale e vado fuori a metterli, sperando che tra l'altro non ci siano zombie, sperando di no. Ragazzi, sembra stranamente molto tranquillo. E non è che mi convinca tanto questa cosa. Ok. Allora, io vorrei mettere gli spuntoni dietro, nell'entrata dietro, perché di solito vanno dei zombie là dietro. Raga, mi sto cagando addosso. È davvero strano, non c'è nessuno. Ok, voglio mettere gli spuntoni qua, ragazzi. Guardate che roba. Olè. Ok, qua. E direi anche qua.
Anzi, forse qua bastano. Perfetto, raga, così non passano più, direi. Ritorniamo velocemente all'interno. È rischioso stare fuori di notte, molto rischioso. Raga, stranamente è tranquillo fuori, non me lo sarei mai aspettato, sinceramente, ma vabbè, meglio così. Non mi lamento. Ragazzi, mi sono messo a craftare delle vere e proprie barricate. Questo perché se dobbiamo fare un nuovo rifugio e cambiare bioma, ci servirà più protezione possibile. Quindi, ragazzi, me le sono fatte per sicurezza. Ricordo che abbiamo ancora anche tre spuntoni di legno da usare contro gli infetti. Ok, ragazzi, ormai manca veramente pochissimo all'alba, veramente pochissimi secondi. E appunto, raga, questo episodio si concluderà. Fatemi sapere, ragazzi, ecco qua, finalmente. Ok, fatemi sapere ragazzi, dicevo, se appunto volete, cioè se vi garba l'idea che nel prossimo episodio io e Morx partiremo per cercarci un nuovo bioma e un nuovo rifugio, perché raga, qua veramente la vita è impossibile, vedete che non c'è vita qui, raga, tutti gli alberi sono marci, bruciati, c'è un caldo bestiale, raga, non si riesce a vivere, quindi secondo me sarebbe l'idea ideale. Voi che ne pensate, raga? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ecco, il mio personaggio è ancora caldo, ci sono 90 gradi. Porca miseria. Cioè, per farvi capire, ma penso sia la torcia. No, invece è proprio a caldo, raga. E io non ho niente. Sono nudo quasi. Guardate. Sono i pantaloni e le scarpe, cioè per farvi capire. Non è che ho chissà che, eh. Quindi, non lo so. Togliamo i pantaloni un attimo. Stai bene così? No, raga, vedete, fa proprio caldo, cioè soffre il caldo, raga, quindi dovremo appunto trasferirci, raga, il più presto possibile. E secondo me nel prossimo episodio è l'ideale. E quindi, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Tanti like per questa serie e noi, raga, ci vediamo al prossimo video qui su LerexTube. Bella!